Trentino-Veneto è stata la prima regione in Italia che ha deciso in maniera molto lungimirante, a mio avviso, di affrontare in maniera razionale questo affascinante nuovo scenario dell'oncologia, che è il cosiddetto scenario dell'oncologia mutazionale. Grazie agli avanzamenti tecnologici che hanno resi oggi fattibili esami che una volta richiedevano mesi e mesi di lavoro e investimenti molto onerosi, oggi si può fare in poche ore al costo di poche centinaia di euro. Grazie all'avanzamento delle conoscenze biologiche che hanno messo in evidenza come nei tumori vi siano anche tumori diversi che insorgono in organi diversi, che hanno istologie diverse, insorgono alterazioni genetiche simili in tumori molto diversi, che possono accompagnarsi a decorsi clinici diversi e anche eventualmente a diverse sensibilità ai farmaci specifici. Quindi questo è uno scenario di grande interesse, è uno scenario in divenire che deve però assolutamente essere governato, perché qualora non fosse governato si arriverebbe veramente a uno scenario molto preoccupante dove chiunque se lo possa permettere, oramai come ho detto costano poche centinaia di euro questi test, può richiedere di essere profilato per il proprio tessuto tumorale e potrebbe pretendere, magari sulla base di un'alterazione genetica rilevata, di essere trattato con un farmaco che magari è stato approvato per un altro tumore sulla base di evidenze scientifiche di fatto non esistenti, perché gli studi clinici a tutt'oggi vengono in gran parte condotti sulla base di singoli tumori o singole alterazioni genetiche in tumori specifici, tumori della mammella piuttosto che tumore del polmone, piuttosto che tumore del colon e così via. La Regione Veneto, consapevole di questo problema, ha per l'appunto, sullo stimolo chiaramente dei clinici, istituito un molecular tumor board. Il dottor Bortolami spiegherà molto meglio di me di qual è stato il processo normativo che ha portato a questa costituzione, come sta funzionando il molecular tumor board della Regione Veneto. Per molte neoplasie, ad esempio cito il tumore del polmone, oggi abbiamo diversi farmaci approvati sulla base di specifiche alterazioni genetiche. Quindi i test che consentono di accedere a questi farmaci approvati per queste specifiche alterazioni genetiche devono fare parte della pratica clinica, chiaramente una pratica clinica avanzata, quindi usando anche tecnologie di NGS che includano questi geni. Quindi questo non deve essere, a mio avviso, uno dei compiti del Molecular Tumor Board. I compiti che invece deve avere il Molecular Tumor Board sono: uno, rilevare su una popolazione ben selezionata, ed è chiaro che come selezionare questa popolazione sia un processo in divenire. Al momento in Veneto abbiamo stabilito dei criteri di buon senso, diciamo così, criteri di buon senso che includono: certamente non ha senso sottoporre alla profilazione pazienti in condizioni talmente avanzate, talmente scadute che non c'è nemmeno il tempo di offrire un'opzione terapeutica. Certamente non ha senso offrire questa opzione in pazienti che abbiano tumori per i quali esistono terapie talmente efficaci che è molto probabile che si arrivi alla guarigione o alla cronicizzazione della malattia. Ha senso invece proporre queste alterazioni in tumori rari, in tumori che hanno una storia clinica inattesa rispetto a quella che dovrebbero avere sulla base delle conoscenze attuali, e in pazienti ancora in condizioni relativamente buone. Criteri, ripeto, di buon senso. L'obiettivo è determinare una popolazione così definita qual è la prevalenza di determinate alterazioni genetiche, e questo è il primo obiettivo, perché di fatto noi non abbiamo questa fotografia. Abbiamo delle fotografie molto parziali su popolazioni molto selezionate, su tumori molto selezionati, ma non abbiamo una fotografia generale. Il secondo obiettivo è, una volta individuate eventuali alterazioni genetiche con una profilazione effettuata dal sistema sanitario regionale in laboratori pubblici individuati ed accreditati, il secondo obiettivo è: queste alterazioni sono clinicamente rilevanti? Dove si intende per clinicamente rilevanti le due possibilità. Uno, potrebbero essere alterazioni genetiche che individuano una famiglia in cui è presente una predisposizione su base ereditaria a sviluppare determinate neoplasie, e quindi noi potremmo studiare tutti i soggetti sani di questa famiglia. Due, può essere un'alterazione genetica per cui è già in commercio per altri tipi di tumore
oppure è in fase di sperimentazione per altri tipi di tumore, un farmaco che potrebbe interferire con questa alterazione genetica. Quindi potremmo offrire al paziente o alla paziente un'opzione terapeutica che altrimenti non sarebbe stata possibile offrire. Sicuramente il Molecular Tumor Board in Regione Veneto rappresenta, e questo lo definisco così, il percorso evolutivo della rete oncologica in Regione Veneto, che è nata nel 2013 e ha avuto un percorso ben definito, che è nato con i percorsi diagnostici terapeutici, la raccomandazione sui farmaci innovativi, la gestione di numerose attività e l'ultimo approccio è stato appunto il Molecular Tumor Board. La Regione Veneto, nell'ambito della rete oncologica Veneto, demanda sempre alle reti cliniche la definizione di questi gruppi di lavoro. Nel 2019 la Regione ha indicato alla rete oncologica di definire quali fossero i criteri per costituire un Molecular Tumor Board a carattere regionale. Questo lavoro ha comportato circa un anno di genesi che ha poi scaturita nel 2021 con la delibera che ha istituito presso la Regione Veneto il Molecular Tumor Board di Regione Veneto. Il Molecular Tumor Board ha il fine di indicare tutte le caratteristiche che dovevano essere necessarie, tutte le expertise che sono necessarie, tutti i percorsi organizzativi necessari al fine di garantire per i pazienti che necessitassero una valutazione mutazionale multidisciplinare. Quindi si è lavorato in vari ambiti. Il primo aspetto è capire i criteri di eleggibilità ai pazienti che accedono al Molecular Tumor Board, perché si parte di una piccola nicchia di pazienti che devono accedere al Molecular Tumor Board, al fine appunto di garantire un accesso alle cure, tra virgolette, privilegiato. Poi definire quali sono i criteri che i pazienti devono accedere alla profilazione e nella fattispecie poi in caso a un accesso al farmaco. Sono stati definiti chiaramente quali sono i centri in Regione Veneto deputati alla diagnostica molecolare nel tessuto e nel sangue. Questo diventa importante perché l'ottica della Regione è quella appunto di accentrare le migliori expertise in pochi centri. Questo ha riguardato sempre l'oncologia medica e ad oggi riguarda anche le diagnostiche molecolari. Infatti in Regione è descritto chiaramente in delibera i centri deputati alla diagnostica molecolare sono tre. E in più esiste un centro deputato alla diagnostica molecolare sul sangue, quindi la biopsia liquida. Definito ciò, sono stati indicati poi alla rete un lavoro di definizione del consenso informato a livello regionale, perché una caratteristica di un Molecular Tumor Board regionale rispetto a un Molecular Tumor Board aziendale o di RCCS è appunto la difficoltà di creare connessioni e di creare un sistema unico a livello regionale. E questa è stata sempre la grande difficoltà, perché comporta la definizione chiara dei percorsi organizzativi. Quindi la decisione di una condivisione di un consenso informatico unico che deve essere validato dal Comitato di Bioetica regionale. L'aspetto poi successivo è la condivisione di una delle figure professionali che costituiscono il Molecular Tumor Board. E anche qui si è cercato di dare la massima diffusione e multidisciplinarità al team disciplinare, in quanto sono stati definiti quali sono i professionisti che devono afferire al Molecular Tumor Board, che sono naturalmente gli oncologi medici. Infatti sono stati inseriti tutti i direttori di oncologia e i direttori universitari della Regione Veneto, dei centri hub. Sono stati definiti poi i biologi molecolari di riferimento, sono definiti poi i patologi di riferimento della Regione, i genetisti, un rappresentante, un bioeticista, perché l'aspetto etico diventa importante, la figura del farmacista ospedaliero è inserito soprattutto per gli aspetti legati ai regolatori e l'accesso al farmaco, un farmacologo, sono stati inseriti poi anche delle figure di un ematologo, perché diventa importante anche per i tumori non solidi. E quindi è stato creato un gruppo multidisciplinare definito da decreto regionale. Questo gruppo regionale poi si riunisce una volta alla settimana. Questo è l'aspetto fondamentale e importante. Ogni giovedì questo gruppo multidisciplinare da remoto, dalle 13 alle 14, si riunisce per discutere dei casi e per condividere le strategie diagnostiche e terapeutiche. Il percorso è poi definito attraverso un PDTA che è chiaramente indicato nel decreto regionale. Il paziente viene valutato da questo gruppo multidisciplinare e vengono valutati due aspetti fondamentali. Il primo, se il paziente è eleggibile alla profilazione, quindi a fare un test.
Poi una volta che viene, se viene definito elegibile la profilazione, il paziente poi viene rivalutato per capire se quel test diagnostico, quella profilazione è elegibile a un possibile trattamento farmacologico. E quindi esistono due momenti ben definiti. Racconto anche quali sono gli step futuri anche del molecular tumor board, perché naturalmente è una fase ancora di divenire, perché è un processo molto, molto complicato. I futuri step è quello di organizzare una struttura informatica che ci consenta di collegarsi con i centri periferici in maniera più o meno automatica, cioè questa condivisione del caso clinico e della documentazione possa essere fatta attraverso un applicativo, e anche poi la registrazione del caso e eventuali poi risultati di outcome. Questo diventa molto importante a livello di ricerca. Esiste poi una figura professionale, un case manager, che è dedicata in maniera assoluta alla gestione del molecular tumor board, una sorta di segreteria scientifica che coordina i centri periferici, quel centro del molecular board, gestisce tutti i casi, li raccoglie e condivide poi la modalità operativa. Abbiamo creato poi anche una segreteria scientifica più ampia, formata da 3 persone, formata appunto dal case manager e da 2 professionisti, da un oncologo medico e da un anatomopatologo, e questo al fine appunto di garantire la maggiore appropriatezza nella presa in carico del paziente.